Buongiorno Los Angeles, buongiorno Beverly Hills. Oggi il tempo è un po' così, però fa caldissimo. Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata, ho fatto la doccia, devo ancora truccarmi, sono ancora un po' rimbambita, ancora naturalmente dal fuso orario. Sono in fase di preparativi perché oggi, infatti, sto rifacendo la valigia, eccetera, eccetera, raccogliendo le ultime cose, perché oggi cambierò hotel, infatti gli ultimi 5 giorni sarò in un hotel diverso, che sarà ancora più vicino, perché qui sono tra Beverly Hills e West Hollywood. L'altro hotel invece sarà proprio nel centro di Beverly Hills. Ho piastrato i capelli, anche se qui, ragazzi, il tempo è talmente secco che vi giuro, non c'è umidità. Capelli crespi, a cespuglio non esistono. Cioè, veramente ho fatto una passata di piastra velocissima. Chi ha i capelli sottili mi capisce. Cioè, io tipo ad Amsterdam con l'umidità esco, cioè io li sistemo, esco, boom, cespuglio. Qui invece è fantastico, veramente, perché non c'è praticamente umidità. Cioè, adoro. Comunque, ok, adesso mi trucco, vado a fare colazione e poi scendo che mi vengono a prendere Alexandra, Karim, i miei amici, e mi portano loro nell'altro hotel e poi andiamo a pranzo assieme. Qui c'è un po' un disastro in questo momento che sto raccogliendo tutto, però visto che ho appena fatto la skincare volevo farvi vedere le cosine che ho utilizzato, le cosine che ho portato. Rigorosamente, ragazzi, fattore protezione, perché qui ci sono 26 gradi e in realtà andrebbe usato tutto l'anno, però insomma, qui veramente mi ustiono. E, ho portato il fattore protezione 30, ma lo riapplico molto spesso. Adoro questo spray perché è trasparente, non si vede, è comodissimo anche da applicare, non impiastriccia le mani perché basta spruzzarlo. E poi sempre fattore protezione, ragazzi, ovviamente anche per il viso, perché l'altro era per il corpo. Ed ho preso questo, il Hello Sunday, che mi fa anche da primer, è fantastico. E come potete vedere ha SPF 50, visto che sto ancora utilizzando il retinolo, cioè fino a pochi giorni fa, devo assolutamente proteggermi con fattore protezione 50 la pelle del viso. Poi, ragazzi, vi devo assolutamente far scoprire, mi sono portata un sacco di cosine in realtà di questo brand di Epoda. Volevo farvi scoprire i nuovi sieri, perché ancora non vi ho parlato di questi prodotti e come potete vedere ne ho utilizzato già un bel po' di entrambe le boccette. Sono The Glow Hero e The Purify Hero. The Glow Hero secondo me è adatto anche per le pelli più sensibili, è molto nutriente, idratante e anti-age, è super delicato. E poi The Purify Hero invece è un siero esfoliante, astringente, quindi ottimo per chi ha la pelle mista, se avete imperfezioni o comunque se volete fare appunto esfoliare la vostra pelle, ma senza azione meccanica che può essere un pochino troppo aggressiva, specialmente per le pelli sensibili. Questo è fantastico. E poi di questa già avevo parlato e continuo ad amarla, la The Midnight Magic, la maschera per il viso che va applicata la notte, ragazzi, è fantastica, lascia la pelle morbidissima, la adoro. E poi questo è un salvavita che mi sono portata in aereo, ragazzi, The Mist Have. Questo è uno spray idratante, fantastico da spruzzare più volte durante la giornata per mantenere la pelle idratata. E qui a Los Angeles, visto che appunto il clima è molto secco, è fantastico da avere questo prodotto. E sto per finirlo, mi dispiace perché lo amo. Per Epoda ho un codice sconto per voi del 40% senza minimo di spesa, ragazzi, quindi praticamente pagate tutto quasi la metà, ed è Kiss and Makeup 40, ve lo metto qua in sovraimpressione, poi ve lo metto anche giù nel box informazioni, troverete anche il link diretto al sito. Ricordatevi, lo ricordo sempre, ma ci tengo, io non guadagno mai nulla, non ci guadagno mai nulla se utilizzate i miei codici sconto. Altro prodotto di cui non posso più fare a meno ormai è l'auto abbronzante, guardate quanto ne ho utilizzato. Questo è di Diego Della Palma, è il Tan Tan Mix, ma devo ancora finire quello che ho per il corpo, quindi finito questo penso che userò quello per il corpo anche sul viso. Questa è la boccetta più piccolina per il viso. Adoro questo auto abbronzante perché non fa effetto arancio, ma abbronza gradualmente la pelle in modo super naturale. E poi per le labbra ho portato questo, adoro ragazzi, perché al suo interno c'è un fiore. Non è bellissimo? Cioè, è stupendo.
E poi naturalmente non poteva mancare il mio Olaplex numero 6, questo per i capelli, lo sapete, è una crema miracolosa, veramente. Io la applico sia sui capelli bagnati prima di asciugarli in modo molto generoso, cioè ne applico parecchia, e poi riapplico una piccolissima noce di prodotto anche quando ho i capelli asciutti e mi aiuta anche a proteggerli dal calore della piastra, se poi passo la piastra, ma è fantastico questo prodotto ed è uno dei pochi che non mi appesantisce i capelli sottili. E poi non possono mai 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 mancare i miei sieri ciglia. Come sapete, applico sempre ogni sera Revitalash sulla base delle ciglia e poi sulla lunghezza delle ciglia e sulle sopracciglia applico il Lash Brow Enhancer di Hairburst. Vi faccio vedere, eccolo, questo è il nome del brand. Mi chiedete sempre quali sieri utilizzo, ragazzi, e sono questi, rigorosamente ogni sera. E questo è l'unico segreto delle mie ciglia, che naturalmente sono cortissime e insulse, veramente. Cioè, questi due sieri mi hanno cambiato le ciglia. E poi, come profumo, purtroppo non ho potuto portare con me la boccetta gigantesca del Misia di Chanel o dell'Inter di Givenchy, e quindi ho optato per questo. Io ho sempre questi tipo campioncini che tengo per i viaggi, e questo è di Cartier e si chiama Eau d'Anvers. La mia pronuncia francese inesistente, comunque sì, è un campioncino di profumo Cartier. Ce n'è anche parecchio, devo dire, all'interno per essere un campioncino. Non impazzisco purtroppo per i campioncini che non hanno la pompetta spray, perché secondo me si applica molto meglio il prodotto se è spray piuttosto che così, però è comunque un ottimo, ottimo profumo. Ciao ciao Penthouse, mi mancherà questa stanza bellissima, ragazzi! Sig, vabbè, sono curiosissima in realtà di vedere l'altra, però mi mancherà questa terrazza bellissima. Ragazzi, sono arrivata nel nuovo hotel, ho fatto il check-in, sono qua con Alexandra, che non vuole mai essere inquadrata, quindi apprezzate. E siamo già un po' ubriachelle perché ci siamo prese un bicchiere di prosecco. E poi, non lo so, ci è arrivato un Bellini, giusto? Che non abbiamo chiesto, ma ce l'hanno offerto, quindi così ci gira tantissimo la testa. Adesso appunto cioè ho già fatto il check-in, adesso salirò nella mia stanza, a vedere la mia stanza, che sono emozionatissima. E nel frattempo qui siamo al ristorante appunto del mio nuovo hotel, che è bellissimo. E basta, mi gira la testa e dopo dove andiamo? Non lo so, siamo a Beverly Hills. Poi voglio assolutamente andare a fare una foto con il murales, con le ali, sicuramente l'avrete già visto, devo trovare quel posto e farmi una foto lì. E basta, ragazzi, tra poco vi faccio vedere la stanza. E prima ho invece il tour dell'hotel con il director sales director dell'hotel. Stanno facendo vedere la ballroom, ragazzi, e ci stanno facendo fare un tour, è bellissima. Guardate che meraviglia! No, vabbè. Bellissima, lì c'è downtown con tutti i grattacieli, stupendo. Guardate che bellezza, ragazzi. Cioè, la vista è spettacolare, ti toglie il fiato. If you are anywhere in the city and you can't figure out where you are, if you look at the hills, that means that's north. Ok, So then, quindi se vediamo i colli è sempre verso nord. and then, so that means the ocean is actually that way. Quindi l'oceano è lì.
l'Oceano Pacifico è da quella parte. Mi hanno detto che quella non è downtown, ma è Century City. Okay. So if you ever heard of 20th Century Fox, that's what Century City is. Ah, okay. Dove c'è la 20th Century Fox? No, vabbè, ragazzi, che figata. You can actually, on a clear day, you can see the Hollywood sign. See there? Oh, I can see it. Yeah, of course. Sì, ragazzi, lì c'è l'Hollywood sign, però oggi c'è un po' di foschia, un po' nuvoloso, non si vede benissimo, ma è proprio lì si vede. And then just west of that area is West Hollywood. E quella è West Hollywood, proprio it's sotto. Very famous. And then of course you have Beverly Hills right here, and then this street takes you right to Rodeo Drive, very famous. Okay. E qui siamo a Beverly Hills e questa strada porta su Rodeo Drive. Questa è la Lobby Lounge, ragazzi, bellissima. Cioè, molto stile italiano, appunto, perché si ispira all'Hotel Cipriani di Venezia questo albergo, quindi è molto stile italiano, mi piace un sacco. Posso vivere qua, ragazzi? Posso trasferirmi qua? Questa è l'entrata. Harry Farr, which is the founder of our company. Quindi il Bellini l'hanno inventato loro praticamente, cioè il fondatore della loro compagnia ha inventato il Bellini, ecco perché ce l'hanno offerto, adesso abbiamo capito. So we enjoyed it a lot. Yes, when you check in you're served a Bellini. Bellissimo, cioè quando fai il check-in ti servono il Bellini praticamente, fighissimo. Adesso in tempi di Covid ovviamente è un po' diverso, però questa è la loro prassi, stupendo. Complimentary? No, vabbè, ci sono anche le biciclette italiane se uno vuole, sono our gratuite. Time. Bellissimo, questo è l'esterno. Queste sono le residences, quindi sono praticamente degli appartamenti, come si dice? Sì, degli appartamenti staccati, diciamo delle ville staccate dall'hotel, ma sempre dello stesso brand. Sì, indipendenti, ecco, non mi veniva la parola. Ok, hanno tutte un ascensore privato. Since it is a multi-level villa, you know, I sì, perché sono delle ville su più piani, quindi hanno tutte sia ovviamente i gradini che l'ascensore. Questo sarà il bagnetto di servizio, molto bello. Ci sono i gradini. Ho già visto bene, ma questo è il nome, Mr. C dell'hotel, Mr. C. E qui siamo al piano superiore, bellissimo il bagno. Wow, wow, stupenda, la stanza è bellissima. C'è anche un balconcino. Queste sono più delle, diciamo, residences per chi si ferma per molto molto tempo, diciamo. E poi si sale ancora. E questo tipo il soggiorno, la cucina. Molto spazioso, molto moderno, bellissimo. E qui, ragazzi, c'è Venezia, giustamente. Il Canal Grande, Venezia. Bellissimo, altro balconcino e si sale ancora, è gigantesco. Al piano di sopra un'altra stanza, questo è l'appartamento più piccolo che hanno, tra l'altro, pensate, immaginate solo questo. Gigantesco, la vista è stupenda. Come diceva, ci sono anche tutti i servizi dell'hotel, quindi potete appunto avere il room dining, quindi la colazione in camera, qualsiasi, tutti i servizi dell'hotel sono inclusi anche in questi appartamenti, che ovviamente sono più per il long term, cioè se vi fermate un po' di più, bellissimo ovviamente. Un sogno. E qui all'esterno, appunto, questo che è l'appartamento più grande, ha anche la jacuzzi, bellissima. Sta un po' piovendo adesso in realtà. E adesso ci fa vedere una stanza. La vista. Wow. Tutte le stanze hanno il balconcino, qui poi vabbè ovviamente vedremo la mia, ma ci fanno fare un tour per darci un'idea un po' di tutte le stanze. Altro balconcino, bellissimo. Prima pioveva, adesso è uscito il sole. Oh wow! Ah,
adesso la vedo, sì. Yeah, you can see the skyscrapers, but it's like foggy. Sì, c'è un po' di nebbia, ma si vedono lì laggiù, in realtà c'è da un tanto tutti i grattacieli, non so se riuscite a vederli in videocamera. La vista è qualcosa di meraviglioso, veramente. Si vede tutta Los Angeles, e la figata è che appunto questi balconi fanno tutto il giro. Wow. Cioè, gigantesco. Bellissimo. Ah, e qua sotto c'è la piscina. Io che soffro di vertigini, mi stanno tremando le ginocchia, ma sì, questa è la piscina. Finalmente arrivate nella stanza dopo il tour. Vi farò vedere vi farò il room tour della mia stanza con calma nei prossimi giorni, ma è bellissima, e anch'io questa vista stupenda. Che meraviglia. Oggi tutto di corsa, non so che vlog sia questo, è un vlog in cui io sono sempre in movimento. Praticamente adesso che mi sono dimenticata di filmare, abbiamo mangiato di nuovo, cioè oggi tutto di corsa e mangio continuamente, e poi abbiamo anche cena, tra l'altro in un posto strafigo, sono molto contenta e curiosa, ma adesso mi sono impuntata che voglio fare la foto con le ali, c'è tipo un murales, no, ce ne sono tanti qua a Los Angeles, però ci sono questi murales tutti colorati di queste ali bellissime dipinte, e tu ti metti là e fai la foto. L'avevo fatta anni fa quando sono stata a Los Angeles, ma era il Beautycon, e adesso invece voglio andare a trovare proprio queste ali rosa, quello sfondo rosa, e quindi siamo in missione, adesso siamo in Uber e stiamo andando a cercare queste ali. Alexandra, che vive qua ormai da 7 anni, le troverà. Sono tornata in hotel, ragazzi, abbiamo trovato il murales con le ali. È stata una situazione un po' imbarazzante perché mi guardavano tutti mentre facevo quelle foto. Cioè c'era un tizio che proprio mi guardava così, e tipo io lo guardavo e quello continuava a fissarmi. C'è proprio un minimo di decenza, no, un minimo di vergogna, no. Però dai, sono contenta, sono riuscita a fare una foto molto carina, l'ho già postata su Instagram. E poi siamo andate al Beverly Center, che è un centro commerciale qui a Beverly Hills, perché sono andata ovviamente a cercare, voi già sapete cosa, l'agenda, cioè i fogli dell'agenda da poter inserire nella cover di Louis Vuitton che ho preso. Indovinate, sono sold out in tutta Los Angeles, ce ne sono due di Louis Vuitton qui, e sono sold out in entrambi. Louis Vuitton mi ha detto guarda, però c'è a San Diego. Ho pensato sì, ho capito, però sono 2 ore di macchina, non è che cioè vado e faccio 2 ore andata, 2 ore ritorno solo per... quindi purtroppo non sono riuscita a trovare l'agenda nemmeno qui, ragazzi. Io veramente non so più cosa fare, chiamerò il servizio clienti, perché a questo punto ho preso un'agenda che non posso usare per il 2022 e gennaio ormai sta passando e io cioè non ho un'agenda, mi serve per lavoro, cioè veramente mi serve. Quindi niente, questa cosa mi è cioè dispiaciuta tantissimo, perché non, veramente cioè tipo alla ricerca dell'agenda perduta. Comunque, a parte questo, ragazzi, ho un mal di testa terribile, probabilmente dovuto al bicchiere di prosecco e al Bellini che ci siamo scolate praticamente a colazione. E adesso sono appunto tornata un attimino in hotel, ho preso un ibuprofene da 400, ragazzi, da 400, e non mi è ancora passato il mal di testa. Non so se prenderne un altro, perché forse 2 da 400 è un pochino troppo. Comunque adesso sto aspettando che tornino i miei amici, Karim ed Alexandra, mi vengono a prendere tra tipo mezz'oretta, e poi andiamo assieme in un ristorante che conosce Karim. Non ho ben capito insomma che ristorante sia, però sembra un ristorante molto molto figo e italiano, tra l'altro, quindi insomma noi italiani dove andiamo a cena a Los Angeles, ristorante italiano, ma molto molto figo, molto carino, un'esperienza bella. Ovviamente porto con me la videocamera, anzi adesso prenderò l'altra batteria perché non so quanto durerà questa batteria, non so neanche questo vlog se è stato decente oppure no, veramente, perché oggi è stata un po' una giornata molto movimentata, anche con il fatto che ho cambiato hotel proprio oggi, quindi è stato un po' difficoltoso il tutto, però adesso sono più contenta perché sarò qui per gli ultimi 5 giorni, cioè 4 notti ho ancora in questo hotel, quindi sono calma, tranquilla, posso
aprire e svuotare le valigie, insomma, perché appunto non mi muovo più. Poi se mi seguite su Instagram, lo sapete, ve l'ho lanciato la bomba io così nelle storie ieri, e oggi ve l'ho scritto anche nel post che ho caricato poco fa, che tra l'altro, cioè, io sto caricando tutta roba praticamente in piena notte per voi, mentre qua è pomeriggio, da voi è piena notte, quindi tutti i contenuti che carico da Los Angeles per voi sono di notte. E, però sì, vi ho accennato questa cosa, insomma, che sto un po', cioè mi è balenata questa idea, se mi trasferissi qui a Los Angeles, perché qui mi piace molto, mi trovo molto bene, non è solo il clima, vabbè che ho già amici, quindi per me sarebbe anche più semplice, ma mi piace proprio tanto qui, cioè, mi piace proprio tanto, sì, l'Olanda è nel mio cuore, però io non mi sento particolarmente, lo so che questa cosa è strana per molti di voi, ma io non mi sento particolarmente legata a nessun posto in particolare. È brutto da dire, certo Trieste è la mia città, ci sono nata, la conosco come le mie tasche, la amo, la mia famiglia, tutti i miei amici, è tutto lì, quindi certo che è un posto nel mio cuore, però non è che se non ci abito sto male, capite cosa intendo? L'Olanda stessa cosa, per me Amsterdam ha un posticino nel mio cuore, ci sono persone a cui voglio bene lì, e, però... mi piace tanto anche qua, e visto che io sono completamente pazza ed ho prendo queste decisioni non tanto d'impeto, però di solito quando mi vengono queste idee poi è difficile che me le tolga dalla mente. Non lo so, adesso non vi sto dicendo mi trasferisco domani, però è effettivamente una cosa che sto prendendo in considerazione, e ne parlavo anche appunto con i miei amici qui, con il mio agente. E loro abitano qui a Los Angeles da quasi 8 anni e appunto mi dicevano del visto talent che potrei richiedere, che poi è lo stesso che ha richiesto anche il mio agente. Quando hai diverse pubblicazioni, per esempio io ho scritto un libro con Rizzoli, Vanity Fair, TG con 24, insomma cos'era, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, non lo so, hanno fatto articoli su di me e presentando tutte queste cose per il visto, praticamente lo ottieni anche abbastanza facilmente il visto talent, che sarebbe quello che potrei chiedere io. Facilmente, una volta ci si metteva di meno, adesso mi hanno detto che comunque ti serve tipo un annetto, se non di più, quindi non può essere una cosa rapidissima, però appunto avendo il mio agente qua che già ha fatto tutto e sa già tutto, per me sarebbe molto più semplice, naturalmente mi sono fatta già spiegare eccetera, cioè non è appunto, è una cosa comunque che sto, diciamo, tenendo in considerazione, perché qui mi piace tanto, mi trovo tanto bene qui. L'America, cioè ogni volta che vengo a Los Angeles, che ormai è la quarta volta, ogni volta io penso che mi voglio trasferire qua, cioè, e ogni volta così, già se alcuni di voi se lo ricordano, già nel 2015 quando sono stata qua per la prima volta, che poi era il periodo in cui mi ero appena lasciata con Neil, quindi era appunto un periodo molto di cambiamento dopo una storia che era durata quasi 14 anni, avevo un po' questo pallino, e poi l'unica cosa che mi ha scoraggiata tanto è il fatto che sarei stata veramente molto lontana dalla mia famiglia, però è pur vero, è pur sempre vero che io devo rincorrere la mia felicità, quindi in realtà non lo so ragazzi, cioè non lo so, il fatto che voi siete pericolosi, io l'ho visto, voi siete estremamente pericolosi, perché voi, invece di dirmi Nicole non fare pazzie, Nicole pensaci, voi che cosa fate? Voi mi assecondate nelle mie idee malsane, perché sono tutta rosa gialla, scusatemi, si era spenta la videocamera perché si era scaricata la batteria, ho cambiato batteria, volevo dire che voi siete pericolosi ragazzi, perché voi dovreste dirmi Nicole pensaci bene, Nicole questa idea, aspetta un attimo, pensaci, come fai, invece di farmi ragionare, voi cosa fate? Siete tipo la migliore amica pazza, ok? Voi mi assecondate nelle mie idee malsane, pazze, perché quando vi ho detto, ci sto pensando sulle storie, sono arrivate decine, decine, decine di messaggi che mi dicono, vai, fallo Nicole, tu che puoi farlo, quindi voi, cioè, siete pericolosi, perché mi assecondate nella mia follia, quindi sì, è un'idea che ho, quando vengo qua in realtà, poi quando torno in Europa mi ridimensiono e dico no Nicole, tu, cioè devi stare qua, è tutto qua, però d'altra parte io devo inseguire la mia felicità, e se voglio venire qua, ragazzi non lo so, io ho queste idee
assurde, appunto malsane, come dico io. Però quando ho queste idee poi è difficile togliermele. Questo vi posso dire. Vabbè, ragazzi, adesso mi rinfresco un pochino il trucco perché tra un po' i miei amici saranno qua. E poi vado a cena. Non ho fatto altro che mangiare tutto il giorno. Io non so che cosa riuscirò a mangiare, ma vabbè. Ok, mi hanno appena riaccompagnato, ragazzi, in hotel. E abbiamo fatto la cena e tutto. Io non ho filmato nulla, cioè ho filmato sul cellulare per Instagram, ma non ho filmato con la videocamera. Infatti mi dispiace, vi chiedo scusa, ma tra una chiacchiera e l'altra. Il cibo, che piano sono io, 10, non mi sono ricordata di filmare, quindi scusatemi, sarà stati anche tutti i bicchieri di prosecco, champagne, bellini che sto bevendo da quando mi sono svegliata praticamente. Abbiamo mangiato benissimo, ragazzi, ho mangiato l'antipasto, erano dei crostini con la mozzarella e il prosciutto crudo, buonissimi. Le porzioni qui sono sempre un pochino troppo esagerate per me, infatti praticamente metà antipasto l'hanno mangiato loro, perché non ce la facevo più. E poi ho preso non tortellini, i ravioli fatti in casa con ripieno di astice e zucchine, buonissimi ragazzi, veramente buonissimi. Volevo guardare anche la lista dei dolci, ma non ce l'ho fatta, cioè veramente non ce l'ho fatta, ero troppo piena. E voilà ragazzi, questa è la stanza, ma non vi faccio vedere di tanto perché non so come sarà il mio make up adesso che tolgo la mascherina. Non vi faccio vedere nulla perché domani vi filmerò il room tour completo della mia stanza, ragazzi. Adesso vi do la buonanotte, non so come sarà questo video. Comunque sì, mia famiglia, adesso mi metterò subito al montaggio di questo video, così poi lo preparo e andrà online domani. Vi mando un bacio gigantesco e come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.